Buongiorno, eccoci nel primo vlog del canale. Io non vedevo l'ora di registrare un vlog. Allora, scusate se sentite la voce un po' strana, ma è stata una settimana molto dura perché ho passato una settimana di influenza tra raffreddore, tosse, mal di gola, febbre, di tutto un po'. E quindi sono ancora un pochino messo male, però insomma, dato che questa settimana non avrei sicuramente registrato nessun video perché ero conciato male, ho detto anziché non far uscire nessun video faccio un vlog, anche se sarà un vlog molto casalingo perché effettivamente non devo fare nulla. Ecco, questa è Mia che sta abbaiando, dopo magari ve la mostro. Cosa succede? Cosa c'è? Ehi, fai la brava. Dopo ti mando anche te in video, eh. E niente, appunto, questo sarà un vlog molto casalingo perché non esco, perché sono ancora un po' conciato male. Però anziché non far uscire nessun video, ho detto facciamo un vlog. Il primo vlog del canale non vedevo l'ora di farlo, appunto, e facciamo questo vlog, appunto. Visto che c'era, non mi ricordo come si chiama, un ragazzo che mi aveva detto di mostrare Mia, ora ve la mostro. Vieni, dove sei? Aspettate, eh. Eccola, la mia bambina. Vero, lei è Mia, e c'ha 4 anni, e spesso la sentite nei video perché difficilmente sta in silenzio, gli piace molto abbaiare. E di conseguenza è sempre presente, vero? Mamma mia, che bella. Voi avete animali? Lei è la mia bambina, non è il mio animale, è la mia bambina e l'amo troppo. E quindi eccoci qui. Allora, come potete vedere, ho ancora i capelli viola dell'ultima challenge. Non li ho tolti e mi sto abituando, non lo so. Nel senso, sì, vabbè, non sono così terribili come sembrava all'inizio, però vabbè, insomma. L'azzurro mi manca continuamente, però sono ancora belli viola, quindi per ora manteniamo questi. Mamma mia, che occhi che ho, ragazzi. Fanno quasi paura. Aiuto. Vabbè, e già sono messo meglio perché effettivamente i giorni scorsi ero, mamma mia, una cosa indecente. Aiuto, voi avete fatto un'influenza. Io quest'anno pensavo di essermela scampata. E invece ciao, mi è arrivato subito. Che palle, aiuto, la odio proprio. Però vabbè. Oggi sole per fortuna. Anzi, sono già 2 giorni che... Eccola. Sono già 2 giorni che c'è temperature altissime perché siamo passati da 0 gradi e sono 2 giorni appunto che ne abbiamo 14, cioè assurdo. Troppo, troppo sbalzo. Visto che oggi non ho praticamente nulla da fare, direi che mi trasformo in un casalingo disperato, quindi ora tipo mi metterò un po' a sistemare casa, a ripulire casa, perché ogni tanto bisogna farlo, non avendo più mamma accanto, cioè nel senso, detto così sembra che sia morta, no, è ancora viva, ma non vivendo più con mia mamma, la casa ogni tanto va sistemata. Ovviamente non mi farò vedere perché, insomma, non mi sembra il caso che voi state lì a guardare mentre io faccio le pulizie, perché, insomma, non è un bel vedere. Quindi direi che ora mi metto a fare qualcosa e ci vediamo sicuramente dopo, che magari devo chiedervi qualche consiglio, perché sto pensando di acquistare della nuova attrezzatura per YouTube, ma sono un po' in dubbio e non so bene cosa acquistare. E quindi chiederò anche a voi più tardi delle idee e dei consigli, soprattutto perché magari mi potete aiutare o no? Spero di sì, eh. No, vabbè, questa cosa ve la devo mostrare. Non trovavo più mia, cioè, guardate dov'è, eccola. Era sotto il piumone che dormiva, ovviamente. Stavo per rifare il letto e l'ho ritrovato qui sotto. Infatti dicevo, dove cavolo è finita? Ehi, patata, ma cosa stavi facendo? Stavi facendo la nanna sotto le coperte? Tu sei una furbetta, vero? Sì, la mia cucciolina. Dai, ci mettiamo a fare un po' di pulizie.
e sistemare questo letto che è indecente? Rieccoci! Allora, è praticamente 12 e mezza quasi. Ho finito di fare tutte le mie cose, mi sono un pochino sistemato, mi sono cambiato perché prima mi avete visto che ero ancora con la felpa di casa, quindi un po' inguardabile. E adesso sto iniziando a cucinare, allora ho detto, vabbè, intanto che cucino, facciamo ancora quattro chiacchiere e andiamo avanti con il vlog. Oggi cucino carbonara, che è una delle mie... Sì, penso che una delle mie paste preferite. E niente, oggi cucino quello. E quindi ogni tanto se mi vedete che guardo in basso è perché sto cucinando, eh? Non è perché sto guardando chissà che cosa, anche se cercherò di non guardare troppo giù, però insomma devo fare anche questo lavoro. Allora, prima avevo detto che volevo chiedervi un po' di consigli, e quindi, vabbè, intanto che cucino ve li chiedo se potete magari anche voi aiutarmi, perché sto guardando un po' di recensioni in rete, così. Però sono molto indeciso sui vari acquisti da fare. Volevo praticamente comprare per i video di YouTube una nuova fotocamera e un microfono decente, visto che comunque noto che, soprattutto nel montaggio, mi accorgo che l'audio non è proprio il massimo. E quindi volevo comprare un microfono abbastanza buono. Solo che girando in internet noto che comunque fotocamere da non spendere migliaia di euro nel quale ci si può collegare il microfono sono veramente poche. Oltretutto vorrei anche una fotocamera con lo schermo orientabile, in modo tale che posso anche vedermi, perché diventa un po' difficile non riuscire a vedermi e filmarmi allo stesso tempo, sì col cavalletto e quant'altro, però insomma ogni volta è sempre un'impresa. E poi appunto se voglio fare i vlog è un po' dura non potersi vedere attraverso la videocamera, e quindi volevo una fotocamera appunto con lo schermo orientabile, però non riesco a trovarne quasi nessuna che posso collegare anche il microfono. Quindi in primis, cosa mi consigliate? Compro una fotocamera o una reflex nel quale ci si può collegare anche il microfono, o la compro anche in modo tale che il microfono non lo attacco e lo registro in un'altra maniera l'audio? Però anche lì sono molto, sono molto combattuto perché sono veramente ignorante in questa cosa. Non saprei poi come fare a... Se non collego il microfono alla fotocamera, come faccio a registrare l'audio? Dovrei registrarlo tramite il computer e poi mixare nel montaggio audio più video, però penso che sia un po' complicato, non lo so. Quindi se voi avete qualche consiglio da darmi, scrivetemi qui sotto. Oltretutto il microfono, io volevo, dato che non volevo al momento spendere cifre esorbitanti, avevo visto il microfono della Rode, non so come si dice, so che si scrive Rode, e boh, mi ispirava quello, il microfono a condensatore, normalissimo, e non lo so, quello mi ispirava un pochettino ed ero intenzionato nel prendere quello, mentre la fotocamera non lo so, perché ce ne sono 3 o 4 che ho visto che mi potrebbero piacere. Ma boh, non lo so. Alla fine penso che se andrò più sull'economico finirò su una Sony. Non mi ricordo il modello, quindi non chiedetemelo perché non lo ricordo proprio. Se mi ricordo vi lascio il link sotto in descrizione, se mi ricordo, in modo tale che se la vedete mi potete dare anche voi un consiglio. Se no consigliatemi voi una buona fotocamera con quale poter registrare i video, perché comunque sì, adesso sto filmando, mi hanno detto, non mi ricordo in che video, qualcuno mi aveva scritto che come qualità video non era male, c'era giustamente da migliorare l'audio, però appunto lo sapevo già perché non avevo un microfono e non l'ho tuttora il microfono, e quindi mi sto avvalendo del microfono della fotocamera, che però insomma poveretto fa quello che fa. So che non è la stessa qualità di un microfono, quelli giusti. E quindi non lo so, sono molto,
Sono molto indeciso, sono molto in crisi, sto guardando tipo 3.000 fotocamere, 3.000 microfoni, aiuto, cioè non so più quale scegliere. E quindi aiutatemi voi se avete dei consigli, sono ben accetti. E aiutatemi anche sul fatto se dovessi comprare una fotocamera che non c'è la possibilità di attaccare un microfono, datemi anche voi un consiglio su quale magari programma usare per poter registrare l'audio. E poi vabbè, il video lo registro con la fotocamera come sto facendo anche ora. E quindi, boh, non lo so. Infatti è da un po' che sto continuando a cercare, cercare, cercare. Però vabbè, quelle un pochino più belle costano veramente un sacco. E, insomma, al momento non avevo voglia di spendere così tanto. Però momentaneamente direi che devo aspettare, ho fatto anche un piccolo danno, nel senso che stavo mettendo il pepe, ma ovviamente quando parlo mi perdo in quello che dico e non mi sono accorto di aver messo tipo una manciata di pepe, quindi aiuto. Vabbè, sarà leggermente speziata questa carbonara, ma non facciamoci a caso. Io non dico niente a nessuno, vediamo se quando viene mangiata qualcuno si lamenta. Io sicuramente sarò il primo a lamentarmi, ma lo farò in silenzio perché no, non potete capire, ragazzi. Cioè, è diventato. Questo è diventato quasi nero da quanto. È un po' difficile farvelo vedere anche perché si è ribaltato tutto. Ma è diventato quasi nero da quanto pepe c'è qua dentro. Vabbè. Una nuova carbonara molto pepata. E va bene così. E niente, io adesso inizio appunto a cucinare perché sono le 12 e mezza quasi, quindi è ora. Niente ragazzi, avevo detto che oggi sarebbe stato un vlog casalingo e invece ho delle commissioni da fare, sono dovuto uscire. E quindi così, piccolo giretto assieme e andiamo a fare queste commissioni. Oggi c'è un sole allucinante oltretutto. Sono molto contento. Ok, sono un imbecille, non mi sono reso conto che la videocamera si era spenta e di conseguenza stavo filmando, cioè stavo parlando senza filmare. Vabbè, piccoli dettagli. Allora, devo dire che mentre passeggio sto parlando alla videocamera c'è chi mi guarda male. Non avete mai visto nessuno vloggare, insomma. Però vabbè. Io ora non so per quanto ne avrò, perché ne ho veramente un po' di commissioni da fare e spero di non arrivare fino a sera. Oltretutto ho dei capelli che vanno ovunque, fa niente. A proposito di capelli, lo state guardando sul programma, cioè sul canale di Real Time? Il programma Federico Fashion Style, cioè mi ispira troppo, mi fa morire dal ridere e poi mi ispira un casino. Oltretutto stavo guardando una replica oggi e ho visto che sotto il video è uscita la scritta per poter partecipare e c'era scritto di mandare una mail se si voleva andare come clienti e partecipare al programma e ci sto seriamente pensando di andarci e partecipare, quindi non lo so, vi farò poi sapere se manderò o meno la mail, ma quasi sicuramente lo farò sperando che la candidatura può essere fatta anche per il negozio che è aperto a Milano, perché se solo per il negozio di Roma esce un po' scomoda. Insomma, da qui andare fino a Roma è un po' lontano. Adesso vediamo, devo capire, perché c'è anche il numero di telefono, al massimo il telefono e sento cosa mi dicono. Però a me tutte queste cose piacciono un sacco. E oltretutto, per chi non lo sa, circa, non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che l'ho fatto. Mi pare 5 anni fa l'ultima volta. E
ho fatto anche i provini per il Grande Fratello, anzi li ho fatti per 8 anni di fila. Dopo niente, non è mai andata bene, allora alla fine mi sono arreso, ho detto stop, non lo faccio più. Però per 8 anni di fila ho fatto i provini anche per il Grande Fratello. Non so se vedrete qualcosa perché ho il sole proprio dietro, però vabbè. Nel frattempo sto camminando, come potete anche sentire, ma sto andando un po' di corsa perché ovviamente come al solito sono sempre in ritardo. Allora, io direi che al primo posto sono arrivato, quindi faccio tutte le mie commissioni e ci rivediamo più tardi. E eccomi ragazzi, mi sono cambiato per l'ennesima volta, ma sono tornato ora ed è, cioè, praticamente già sera, sono le 6, calcolando che tra circa un quarto d'ora, 20 minuti esco ancora perché ho deciso di andare a vedere fisicamente le fotocamere. E quindi proverò ad andare a fare un giro tipo da Mediaworld o quei posti per vedere un attimino dal vivo le fotocamere. Poi vedo se comprarla fisicamente al negozio, comprarla tipo su Amazon, non lo so, adesso vedo, dipende un attimino. E mamma mia che faccia che ho, questi occhi che sembra che abbia fatto chissà cosa. Però vabbè, non ho dormito, giuro. Anzi, ci vorrebbe un pochettino. Pian piano oggi state vedendo un po' tutta la mia casa. Qualche giorno vi farò fare l'home tour, che almeno vedete un po' anche casa mia. E niente, adesso praticamente, nonostante mi sono cambiato da poco, sono un cretino perché mi ricambio e vado a fare appunto questo giro da Mediaworld. E poi devo andare anche a fare un pochino di spesa. E quindi niente, se riesco vi porto ancora con me, sempre che non si scarichi la fotocamera perché è mezza scarica ormai, quindi non so se regge ancora, ma ci vediamo dopo comunque. Ragazzi, rieccomi. Oggi sembravo la D'Urso quando faceva il Grande Fratello, ragazzi. Allora, niente, la fotocamera era totalmente scarica, infatti l'ho messa un attimino sotto carica ora per poter registrare un attimo e potervi quantomeno salutare, poter chiudere questo primo vlog del canale. Spero che vi sia piaciuto. Sì, con i vlog sono ancora un attimino imbranato, però ero curioso di farne uno e quindi ci sta. Infatti ora non guardate le luci perché fanno veramente schifo, ma è veramente tardi ormai, è buio ormai. Continuo a dire ormai, vabbè, scusate, anche che muovo la fotocamera, ma stavo prendendo lei, che stavo già facendo la nanna, vero? Allora, io e Mia vi salutiamo. Vi ricordo ancora, se il video vi è piaciuto, di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Mi raccomando, condividete anche questo video su tutti i vostri social per poterlo far vedere anche a tutti i vostri amici e alle vostre amiche. Qui sotto in descrizione vi lascio anche i link per potermi seguire sia su Instagram che su Facebook. Calcolate che cago un po' di più Instagram, si può dire cago? Sì, ormai l'ho detto anche 2 volte, quindi vabbè, si può dire. E io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo nel prossimo video, ciao!